resisti, 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 tenta di resistere. Mettiti, sdraiati, sdraiati, sdraiati. Vedi, vedi se... Ragazzi, il dolcetto sta davvero male. Sta avendo un sacco di dolori alla pancia. Mi raccomando, lasciate like al video per questo video, almeno 15.000 like, se volete che il dolcetto ritorni ad essere felice come un tempo. Ah, vediamo cosa fa in televisione. Ah, guarda, Smiserino aveva lasciato accesa la televisione. Sciabolette, io la pago la luce. Ah, Smiserino, me la farai pagare. Vabbè, allora, guardiamoci un po' di Pokémon che ci siamo. Ah, sì, che carine. Che diavolo è accaduto? Cosa è successo? Cos'è quest'urlo? Oh, sciabolette! Che diavolo è? Dolcetta! Oh mio Dio, cos'hai? Hai mal di pancia? Sciabolette, questo è sicuramente lo stress preparto, lo so, lo so. Ciao ragazzi, saluto Maya Bracon, Diamori e Davide Gavarro. Mi raccomando, per essere salutati dovete trovare questo pappagallino rosso in tutto il video, per scrivere qua sotto nei commenti il minutaggio esatto in cui lo trovate, perché appunto saluterò nel prossimo episodio tre di voi. Quindi mi raccomando, buona ricerca. Resisti, 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 tenta di resistere. Mettiti, sdraiati, sdraiati, sdraiati. Vedi se ti, magari sdraiandoti riesci a fare qualcosa. Sdraiati, ecco, brava. No, non cambia la situazione. Oh, sciabolette. Mi sa che devo andare a chiedere aiuto a Smiserino, così da tenerti a bada. Oh mio Dio, dolcetta. Dolcetta, stai bene? Oh, sciabolette, meglio andare a chiedere aiuto a Smiserino. Smiserino. Oh, no, due, tre, quattro. Ma cosa stai facendo? Sto facendo yoga, papà. Per quale motivo mi stai disturbando? Ma che yoga? C'è tua madre che sta male. Dai, sbrigati, devi tenere la bada. Cosa? Che significa tenere la bada? Oh mio Dio, ma cos'è? Sembri possessata. Lo so, Smiserino, devi tenere la bada, perché io devo andare a prendere la medicina, va bene? Oh, va bene, papà, però non so per quanto tempo riesco a tenere lì in questo stato, perché guarda, sembri impazzita. Lo so, Smiserino, tieni la bada lo stesso, va bene? Va bene, papà. Ok, va bene, devo andare subito a prendere il medicinale. Ok, il portafoglio ce l'ho in caso d'emergenza, Smiserino. Ok, perfetto, devo correre verso Smiserino, assolutamente. Anzi, no, in realtà non posso prendere i medicinali senza una cosa di un dottore. Sciabolette, devo andare a chiedere aiuto ai noob, quindi. Noob! Ehi, ma eri già qua dietro la porta? Sì, vabbè, dai, dimmi. E insomma, c'è dolcetta che sta male, credo che abbia stress post preparto, non lo so. Sì, beh, si sente da qua. Appunto, potresti darmi qualcosa, una ricetta, magari per andarla appunto a comprare in farmacia? Sì, sì, aspetta un attimo che te la vado a trovare, un attimo solo. Eccola qua. Ah, ok, grazie mille, ti ringrazio, ciao noob. Ciao, Smi. Ci vediamo, in caso ti dico se funziona o meno. Va bene. Oh, sciabolette, devo andare subito in farmacia. Oh mio Dio, no, no, non va bene questa cosa. Oh, sto chiamando Smiserino. Stai camminando nei muri? Sì, papà, sto camminando nei muri. Oh, sciabolette, devo sbrigarmi. Oh, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Farmacia, perfetto. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Oh, buongiorno. Salve, mi dica. C'è mia moglie che ha mal di pancia, posto preparto. Potrebbe darmi qualcosa? Sì, certo. Un attimo solo che gliela prendo. È proprio qua. Ecco lei, gliela deve buttare proprio addosso. Ah, la ringrazio, allora tenga il resto, tenga il resto. Ah, ma quanto mi sta dando? No, ma non costa, è meno di $5. Si tenga il resto, tranquilla. Ok, dai, devo correre. Sciabolette, non ci posso credere. Ho pagato anche di più la medicina, per quanto sono di fretta. Oh, di nuovo Smiserino. Papà, aiutami! Sì, un attimo. Papà, sta uscendo. Cosa? Oh, sciabolette. Papà, vai a prendere la bomba uscita, impazzita. Oh mio Dio, dolcetta, vieni qua. Smiserino, tu rientri in casa. Va bene. Oh, sciabolette, dolcetta, vieni qua. Dove cavolo vai? Cosa? Ma come cavolo fa a arrampicarsi in questa maniera sui... Ma dove sei? Ma come cosa fai, dolcetta? Hai una bambina nel grembo della tua pancia. Ma sei pazza, dolcetta? Oh, sciabolette, ma che cosa sta avendo? Sta avendo una crisi di panico. Ma mai l'ha avuto in questa maniera questa ragazza? Sciabolette, dolcetta, calmati, dolcetta. Ma dove cavolo siamo poi? Dolcetta, calmati. Ok, non puoi andare più da nessuna parte. Non puoi andare più da nessuna parte. Ok, perfetto, come stai? Come stai? Stai bene? Stai bene? Sei normale adesso? Ok, ti sei calmata. Oh mio Dio, finalmente ti sei calmata. Ma tu non hai idea di quello che mi hai fatto passare. Abbiamo corso un casino. Siamo soprattutto sopra questa casa di un privato. Quindi meglio scendere al più presto, dolcetta. Magari da qualche parte che non sia così tanto alto. No, non da là, dolcetta. Scendiamo da qua. Ecco, da qua. Scendi da qua. Dai. Ok, brava. Adesso ritorniamo a casa e speriamo che questa medicina duri tanto, perché altrimenti qua, non lo so, te ne scappi in Messico addirittura, te. Oh, sciabolette, che in realtà dovrei essere io quella a scapparmene in Messico, essendo che sei te quella incinta e io sono il padre. Vabbè, evitiamo
falso stereotipi. Vabbè, dobbiamo ritornare in casa e dobbiamo lasciarti riposare, va bene, dolcetta? Perché non puoi stare in questa condizione qua. Lo riconosco, non hai mai avuto questo dolore, lo so, anche perché non hai mai partorito. Sbiserino, l'abbiamo adottato. Vabbè, comunque, dobbiamo ritornare in casa, va bene. Ok, dai che ci siamo quasi. Stai bene, perché non stai dicendo nulla, ragazzi. Sembra tipo, non lo so, depressa, non lo so che cosa sta avendo questa ragazza. Perfetto, stai bene. Ok, adesso un attimo solo che vado un attimo dal sbiserino, che... Papà, come stai la mamma? Ah, ecco, tieni la bada, va bene, io devo andare a posare questa ricetta. Va bene, papà. Ok, tienila, stai calma, dolcetta. Va bene, tranquilla, papà. Ok, mamma mia, sciaboletto, non ci posso credere. Allora, la cosa qua, perfetto, ok. Mi servirebbe un qualcosa che magari potesse bloccare dolcetta, però non ho niente. Oh, oh mio Dio, noob, ma tu ancora qua sei? Ascolta, mi serve, insomma, vorresti la pozione? No, già ce l'ho, tranquillo. Ah, potevo dartelo direttamente io, questa cosa non ci ho pensato. Comunque, vieni, in caso contrario, questa è una pozione che potrebbe, insomma, avere effetti benevoli, dolcetta. No, grazie, noob, io dall'ultima volta che ho utilizzato le tue pozioni mi hai fatto diventare gigante. Quindi grazie e arrivederci. No, dai, sì, vabbè, in ogni caso, se ti servisse, utilizzala. Va bene. Ma va bene, ti ringrazio, noob. Di niente, sì. Ciao. Ciao. Mio Dio, vediamo. Beh, non credo. Credo che stia durando un bel po'. Quindi, meglio così. Ah, papà! Oh no, di nuovo. Sì, papà. Oh, guarda, si è scappata la mamma. No, prendila. Non riesco a prendere, è troppo veloce. Oh, sciaboletta, dolcetta. Pisanino, stai in casa tu. Va bene. Oh, no. Dove cavolo vai, dolcetta? No, non andare in piscina, non andare in piscina. Dolcetta, non così in alto. Oh, sciaboletta, non ci posso credere. Ha fatto davvero una cosa simile. Dolcetta, ma come cavolo fai a fare così? Solitamente sono io quello bravo in parkour. Però questa volta davvero mi stai superando te, che sei incinta, tra l'altro. Sciaboletta, non posso farmi superare da lei, soprattutto. Però non puoi metterti neanche in pericolo, dolcetta. Oh, mio Dio, ho davvero fatto parkour su un camino del cavolo. Dolcetta, ok. Allora, tu stai calma. Stai calma, ti sei fatto anche male ai piedi, magari. Ok, tieni 3-1. Ok, stai bene? Stai bene? Non sta bene. Sciabolette, no, è messa ancora in panico. È ancora impanicata. Dolcetta. No. Aspetta, può essere che... Aspetta, dai, dolcetta, ti prego, dolcetta. Oh, no. Ma cosa serviva allora quella pozione? Non ho fatto niente. Non puoi fare pozioni scrause. Ma cosa cavolo significa? Madonna. Oh mio Dio. Ok, ritornati di nuovo in casa. Brava, entra qua dentro. Perfetto, adesso dovrebbe in teoria essere in trappola. Perfetto. Papà, cosa è successo alla fine? Dovrebbe essersi calmata, non lo so. È entrata in questo qua dentro. Oh, papà, vero? Sembra che ti si sia calmata. Sì, vedi, Sbiserino? Dolcetta, sei calma? Ah, perché ha fatto effetto dopo quella pozione di noob. Però spero che duri di più questa volta. Beh, in effetti potresti aver ragione, papà. Sciabolette, ma non è possibile che Dolcetta abbia questi dolori. Non credi, Sbiserino? Beh, papà, in effetti, se sono i suoi primi dolori, credo che sia abbastanza logico e normale, sai? Credo proprio di sì. Comunque, vediamo. Entrate in casa voi, che vado a cercare una cura più efficace, va bene? Va bene. Oh mio Dio, ok. Andiamo a casa di noob. Magari potrebbe darmi una mano. Comunque è assurda questa cosa del trampolino. Non ci ho mai fatto caso, effettivamente. Che potevo fare in questa maniera. Potevo saltare così e potevo utilizzare questa scorciatoia per andare in più posti. Però vabbè, ormai l'ho scoperto, dolcetta. Davvero, non me lo sarei mai aspettato. Comunque, vediamo. Ah, ma la porta è aperta. Noob, sei da qualche parte? Noob, mi serve la tua pozione. Ma dove l'ho mandato? Sciabolette. Noob! Sono qua dietro. Ah, sei qua dietro. Ah, ok, ma cosa stai facendo là dietro? Niente, sto facendo un po' di pollice verde, insomma. Ah, figo. Ascolta, mi servirebbe una pozione che duri fino a quando non partorisce dolcetta. Cosa? Ma sai che mi ci vorrebbe dei giorni per fare questa pozione qua? Accelera il pasto, fammelo adesso, noob. Adesso? Oh mio Dio, va bene, aspetta un attimo. Allora, inseguimi, vediamo cosa riesco a combinare, va bene? Però non ti prometto nulla. Beh, basta che non fai effetti collaterali. È proprio quella la mia paura. Oh, sciabolette, questa cosa proprio non ci voleva. Allora, vediamo un po'. Entra un po' qua dentro, che qua erano le pozioni. Va bene, allora, vediamo cosa posso trovare. Ecco, allora, no. Ah, mio Dio. Ecco qua, ho
trovato una cosa, perfetto. Un attimo solo che dovrei distillarla ancora. Fai quello che vuoi, l'importante è che ti sbrighi, perché non so per quanto tempo ancora Dolcetto possa, non lo so, mantenersi in vita con la tua pozione. Ma la pozione rimane in vita, solo che il problema sarebbe magari la durabilità dell'effetto anestetico. Allora vediamo un po'. Ok, tieni qua, Splay. Oh, cos'è? È una pozione di... non è di invisibilità, è un'altra pozione, solo che si chiama in questa maniera, non so per quale motivo. Va bene, ti ringrazio un sacco, Noob. Prego, Splay. Oh, Sciobolette, davvero, sei la mia unica fonte di salvezza. Ci vediamo, Noob. Ciao, Splay, no, chiudami la botola. Ah, no, non è chiusa. Va bene, ciao. Oh, Sciobolette, madonna. Grazie a Noob posso magari sperare, non lo so, ad avere la mia ragazza un po' integra mentalmente adesso. Speriamo che non stia facendo casini. Papà, aiutami! Oh, come l'ho detto! Papà, ti sono le bottone, questa qua non so che cazzo riempia. Sto arrivando, Sbrizzerino, sto arrivando. Tieni duro. Sì, papà, però sbrigati. Oh, Sciobolette, ok, sono qua. Blocca la mamma, blocca la mamma. Sì, blocca la mamma. E metto questa pozione in bocca. Vai, vai, vai. Bloccala. Ok, ok, io l'ho data. Ok, è normale. Si è ripresa. Mi sa che si è ripresa proprio permanentemente questa volta, spero. Wow, davvero, papà, vedi chi l'ha fatta questa pozione? L'ha fatta Noob. Cosa? No, vabbè, dovrebbe funzionare in teoria, Sbrizzerino. Oh, lo spero, papà, io non ci credo, però vabbè, speriamoci. Non buttarci già... non lo so, brutte cose, dai. Adesso andiamo tutti a riposare, vero Dolcetta? Perché credo che tu davvero stia morendo dal sonno, no? Quindi vai subito a riposare, che è meglio. Sì, esatto, mamma, vai a riposare, che magari adesso vado a riposare anche io facendo yoga. Oh, Sciobolette, non ci posso credere. Va bene, papà, credo che si sia calmata la mamma. Lo spero pure io, Sbrizzerino. Va bene, dai, adesso vado a fare yoga. Ci vediamo, papà. Va bene, ci vediamo, Sbrizzerino. Ciao. Va bene, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, vi invito a lasciare un pollice in su. E noi ci vediamo in un prossimo nuovissimo video. E mi raccomando, perché molto presto la bambina nascerà. E quindi arriviamo almeno per questo video a 10.000 like. Che dire, noi ci vediamo in un prossimo e nuovissimo video. Ci si becca!